Diciamo che avendo seguito l'evoluzione del consorzio negli ultimi 3 anni, 4 anni, si è vista una crescita di interesse sicuramente nel panorama dell'ingegneria italiana verso questo confronto proprio con il mondo della produzione, dell'ingegneria e dell'industria con il mondo accademico, che porta sicuramente un beneficio a entrambi, insomma, ecco, e quindi la partecipazione risulta di grande interesse proprio per questo connubio di competenze. Il mondo infrastrutturale è a stretto contatto col mondo dell'industria, quindi l'evoluzione dell'industria, intesa anche se pensiamo ai trasporti, sia su gomma che su ruota, funzionano proprio grazie a un tessuto infrastrutturale puntuale, capillare, che permette di tenere i contatti col mondo dell'industria, dei commerci, e quindi sicuramente anche l'ingegneria ha un ruolo fondamentale come motore dell'industria. Le specificità ingegneristiche ci sono sempre state dalla loro storia. Sicuramente il mondo ferroviario ha avuto e ha delle eccellenze di competenza proprio vista la sua specificità del suo sistema tecnico. Forse il mondo delle infrastrutture più stradali avrebbe forse in qualche misura, dovrebbe forse lui forse allinearsi un pochino di più sotto certi aspetti alla rigorosità del mondo ferroviario, ecco, però direi che un connubio può essere di queste varie competenze, può sicuramente aiutarci.